Ben ritrovati da un nuovo appuntamento con i sapori del sole, con una puntata piena di contenuti, di news, di curiosità e di cose belle da mangiare, I, vero? Imperdibile. Imper imperdibile! imperdibile. Eh, Mimmo, come stai oggi? Bene. Sì, Incazione ti posso Mimmo oggi. Eh! Così mi sembra di avere due chef: uno che si chiama Domenico, uno che si Tutti chiama. Si mi Mimmo. chiamano Mimmo. Va bene, allora io Quindi... alternerò uh, il domenico al Mimmo. Guarda che cosa ho qui. Cosa sono? Vediamo se lo sai. Fagioli dell'occhio. Bravo, sei preparatissimo. Ah. Eh vabbè, dai. Allora, fagioli dell'occhio che sono carinissimi, perché hanno questo occhietto piccolo e sono piccoli piccoli. Mm -hmm. Quindi una caratteristica particolare che tu ci preparerai come? Oggi faremo dei gnocchetti. Sì. ottenuto con la purea di fagioli, e accompagneremo con totanetti e rosmarino. Ok, eh, allora ricapitoliamo, okay. quindi quali sono gli ingredienti? Gli principali sono i gnocchetti, i fagioli dell'occhio, ehm, farina, totanetti e uovo e rosmarino. Perfetto, allora io tu cominci a lavorare... O ti devo aiutare in questa Va. fase? In una fase mi metto io a fare l'impasto, poi mm. ti, ti faccio fare un movimento particolare. Il movimento, Il movimento particolare, particolare. Raga, aiuto. Vai, vai. Va bene, ok. Allora chiamiamo la nostra ospite, abbiamo una donna oggi bene. finalmente, Antonella Altiglio che ci raggiunge, che ci parlerà, ci dirà qualcosina. Antonella, benvenuta è innanzitutto, sino. è bello avere una donna nella nostra cucina. Eh, certo. bello, tutti maschi sempre, maschi. Eh, non so poi perché. Allora, fagioli dell'occhio, piccoli, sì. quali sono le caratteristiche la, di questi fagioli? La sua piccoli? particolarità, soprattutto questo, questa macchiolina nera che, che dà l'impressione di avere un occhio. Poi è un legume conosciuto nell'antichità già, ah, quindi... da, proprio da sì. secoli. E poi, è, soprattutto perché è ricco di proteine, di eh, vitamine, quindi è un prodotto che è, oltretutto... È curativo proprio per l'intestino delle persone. È, depura, um, insomma, aiuta. Sì. Bene, sì. questa è una cosa bella. Ha visto il nostro chef che cosa si è inventato? Questi gnocchetti che ho la sensazione... Sicuramente sono gustosi. Sicuramente, che sono, anche perché se gli diciamo dei gnocchi, lo vuole sentire, poi ce cioè, dobbiamo scappare, no. che immagino siano piccoli? Sì, sono piccolissimi. Hanno la stessa la, la particolarità di questi gnocchetti che hanno la stessa grandezza del fagiolo. Sì. Quindi quando andiamo a mangiarli, praticamente sì. non capiamo se non mangiamo il o se oh. mangiamo. Bella questa, questa cosa, tra l'altro, non credo ce ne siano in grandissime quantità. No, anche perché non è che è facile coltivarlo in tutte le zone, quindi ah, sì. Quindi c'è anche poi, una difficoltà in questo. Il periodo che viene prodotto soprattutto poi da fine agosto, inizio settembre. Quindi è stagionale proprio come, come è... Come, come, sì, quando si, invece come, quando viene prodotto all'inizio, per piantarlo, viene a inizio autunno. Tanto possono essere conservati, insomma, penso sì, anche tranquillamente, non sì, cui... si cadi sotto vuoto. Oppure... Sono, sono graziosi. E il sapore invece sì. è più o meno è, simile? È molto corposo, quindi è bello... Intenso. Sì, Sì. Eh, questa cosa mi, mi, mi piace tanto le zuppe è ottimo come... quindi d'inverno una zuppa sì. di fagioli di sì. sera ecco, ti piacciono le zuppe? moltissimo le sai fare? sì, come non <ride> <ride> io lo prendo in giro allora Antonella sì. noi dopo ci assaggiamo il, il, lo, lo gnocchetto te ne metto da parte un po' Va così benissimo. verifichiamo se ha trattato bene il nostro prodotto okay. in bocca al lupo per grazie. tutto grazie. e mi raccomando eh, noi donne sempre grazie avanti grazie, buon lavoro. grazie Antonella grazie. allora mi piacciono proprio, mi sono affezionata. Ti vuoi farinare un po' le mani? No, Faccio io, no, ma no, fai tu. E eh, ho capito. Che, come dici tu? Lo chef sono io? Sono io. Bene, e allora lavora. Ma tu sei un'ottima chef a casa. Fammi sentire. Ecco, ora comincia a fare le domande difficili. Allora, sai cos'è? Che con Alice piano piano si impara, perché diciamoci la verità, lo sapete anche voi a casa, no? Guardando quelli bravi, non noi, quelli più bravi, no? Eh, che fanno le preparazioni, un po' si apprende. E, uh -huh. e uno prova, no? Perché apprendi e poi arriva a casa e provi. Quindi qualche cosa non ci credi, domenico. Perché avete visto la faccia di domenico? Cioè, vedere, avete inquadrato sì. il primo piano di Domenico, quando fa la faccia di quello che non ci crede? Mi inviterai a cena? Fai la faccia. Mi inviterai a cena e vediamo. Va bene, anche perché tua moglie è molto più carina, è più brava e è comprensiva di te, quindi meglio lei, va, che tu. Te ti mettiamo a parte insieme ai bambini. Mia moglie... È, bra è più brava, è più Bravo. brava. Senti, mo a che punto ecco sei qua. mo' proprio campano, eh? Ci mettiamo giusto un altro po' di farina e poi... inizieremo okay. a fare i gnocchetti. Ecco, Farai, sì. eh lo sapevo che qua arrivava. Eh. Mm farai questi, io <coughs>, mi sistemo le maniche perché così mh, però mi piacciono tanto. Allora, ehm, abbiamo anche un altro ospite stamattina, sai? Ah, sì, ah, sì, sì, te l'ho detto che è una puntata bella, bene, <ride> ti piace imper imperdibile, per me? <ride> intensa di contenuti. Allora, vedo già pronto Emilio Ferrara, direttore di Terra Orti, che ci, ci sta portando tanti prodotti interessanti. Ciao, Benvenuto eh, signor Ferrara. Allora, oggi abbiamo i fagioli dell'occhio. Sì. Che che la nostra Antonella Altilio ci ha già un po' illustrato però è vero che voi avete non so più quanti prodotti con il consorzio Terraorti sì qui c'è un bellissimo vaso Quello con bellissimo. una serie di di altri legumi tipici della Campania. Li descriviamo? Sì, ce ne sono diversi, molto conosciuti. Questi sono per esempio i fagioli di Controne, eh, vabbè. che abbiamo avuto abbiamo a parlato anche L'altra edizione dei Sapori eh, Ci sono i ceci neri degli Alburni, questi sono i fagioli a formella che sono tipici del napoletano, questi sono i fagioli di cera di Alife, eh, questi sono i, i fagioli di Tabacchini, ci sono i fagioli mustaccelli di Sant'Antonio Abate, sono tutti i rappresentativi della biodiversità che, che è presente nella nostra bellissima regione. Come, come nasce Terra Orti? Cioè, a chi è venuta questa idea di Terra Orti? Beh, diciamo, dobbiamo ringraziare alcuni produttori che diciamo, alla fine degli anni 90 ebbero questa intuizione di, di collaborare per rispondere ad una richiesta importante che veniva dal mondo eh, diciamo, della, della nascente industria. Delle insalate della quarta gamma, quindi diciamo che ci fu questa, eh, questa, questa unione per essere più forti e più competitivi. E poi eh, diciamo, dopo quella quell esperienza, ci si è affacciati a tutto un altro mondo di produzioni eh, del, della Campania e non solo. La cosa bella è che quando poi si parla di terraorti e dei prodotti, adesso ce ne siamo resi conto anche noi, no? già con la prima edizione, um, che le, siete conosciuti anche sul territorio nazionale e molti dei vostri prodotti arrivano anche a livello internazionale quindi siete riusciti a creare, a fare una squadra, una rete importante eh, questo diciamo, è dovuto principalmente alla bravura dei nostri produttori che diciamo, riescono a produrre il top delle produzioni eh, italiane tant'è che il nostro, diciamo, la sigla che accompagna il nostro logo è proprio quello, il meglio dell'ortofrutta italiana <ride> <Lui> poi, <ride> questo è, è, è l'ognocchetto, lo com'è? Come si fa? Ma perché uno non può fare? No, no. Fare come si male. deve fare? Chiudi gli occhi e pensi. E che devo pensare, tante cose belle e poi lo metti qua. No, non mi viene. Perché? È così semplice. Con due dita. Chiudi mm. Pollici, chiudi gli occhi. Ma perché devo chiudere gli occhi? Perché un... è. Però ecco, vedi, viene lo stesso, Va guarda, bene. viene lo stesso. Viene lo stesso. Dicevo, la, la particolarità di questi gnocchetti, Ferrara, è che sono, fatti, sono dello stesso, della stessa dimensione dei fagioli. Di fagioli. Quindi poi, alla fine, quando vanno in tavola diventa un tutt'uno un tutt di, di, di sapori. Il numero dei prodotti che fanno parte di ROR lo conosce? Eh, abbiamo <ride> oltre 500 referenze, quindi Tantissimi. sono Un bel po' di state di crescendo ogni anno di più. Speriamo di continuare insomma, in, questa, in questa crescita positiva insomma, sia nel numero di, di produzioni, nelle quantità, nella qualità e nel numero di produttori, chiaramente, perché dipendiamo certo, diciamo, dal successo che loro, loro hanno. Che territorio eh, abbracciate? Oggi diciamo, la, il territorio prevalente è quello campano, la provincia di Salerno e eh, la piana del Sele, però abbiamo anche aziende eh, nella regione Lazio, regione Molise. In Lombardia, nell'areale di produzione di Bergamo in particolare. Ah, quindi anche lì. Sì, Vabbè, sì, tanto sì. noi ci seguono anche da Bergamo, quindi salutiamo gli amici di, di Bergamo. Bergamo, magari li andiamo a trovare. Così Bergamo alta o Bergamo bassa? Tutte e due. <ride> Il territorio è, è uguale. Allora, eh, signor Ferrara, noi ci ritroviamo sicuramente in un'altra occasione, magari non so se c'è qualche altra cosa che ci vuole dire. No, diciamo, la caratteristica che, che accomuna questi, questi legumi, per tornare diciamo, al, al prodotto ospite di oggi, eh, è, è quello di avere conservato eh, la tradizione di un tempo in termini di gusto, però di avere tutte le caratteristiche diciamo, di, di prodotti eh, molto moderni, perché eh, sono accomunati dall'essere dall di avere una grande digeribilità quindi hanno una, una buccia molto sottile, impalpabile eh, e quindi questo li, li rende sicuramente molto attuali, soprattutto per le preparazioni di, di chef bravi come il nostro. Allora, signor cominciare. Ferrara, non se ne va da qua se non mi fanno un gnocchetto, apra la mano così? Sì, 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 basta, adesso ho deciso, ormai vediamo. Lui lo fa, l'ha fatto come te ragazzi, no, sì. uno schiaffo morale proprio. Benissimo, grazie, grazie come grazie me, sempre per essere stato con noi, alla prossima. No. No, hai visto Ferrara? Ah, secondo me c'ha un. non so, è bravo. un po' di chef dentro. invece è un po'. io invece cosa? Mimmo? Più a, più a rilento, <ride> più a rilento. Allora, bello, bello, mi piace. È rilassante fare gli gnocchetti. Provateci a casa. Vabbè, tanto loro lo sanno fare meglio di noi, sicuramente di me. Adesso sai che fai? Sì, io continuo prendi a fare. Un, no, no, prendi un fagiolo e un gnocchetto. Ti... Facciamo vedere, guarda. Che devo fare? Vedi? Ah, la fai, fai vedere? Guarda, guarda il dettaglio. Qual è la differenza? Qual è la differenza? Che uno è un fagiolo e l'altro è un gnocco No, ah. E qual è? <ride> qual è il fagiolo? No, sono, sono veramente molto simili, sì, bello. Ci manca l'occhio, però, Ah, vedi, vedi, ci sta una differenza. Allora... Lo fai l'occhio? No, l'occhio non lo posso ah, fare. Eh, direi Beh. che non è il caso. Allora, fammi, fammi procedere. Dammi gli gnocchetti. Tu Procedi, io vado avanti con. Che cosa fai tu? Siamo a fare il sughetto? Eh sì, perché insomma, mancheranno 3-4 minuti. Un e sugo poi, molto semplice. Tra l'altro dopo, nel frattempo... No, facciamo il mio sugo, dai, poi ti racconto. Okay. Vedi? Olio, sì, sì. aglio, qualche ago di rosmarino che non manca mai. Sì, lo so, è per tu, il tuo orto. Fagioli dell'occhio intanto nel tuo orto, che sicuramente no. non ce l'hai. Ah. Ah. Voglio dire... Ma ci proviamo. A fare no vediamo se riusciamo a piantare, no, ma non li posso piantare. Eh no, no. non è che. Volente, ce l'ha detto adatto. anche Antonella, che comunque eh, non è che tutti possono fare. Eh. troppo complicato. Vedi? In qua lasciamo andare, Vuoi una mano. Ti do una mano. Oh. L'ho tagliato pure, hai visto? Un po' più grandi. <ride> sì. <ride> sì, infatti hai ragione. Intanto saliamo un po' l'acqua. Eh, allora, ridimmi ri un attimo il fondo che stai facendo, allora olio, aglio e rosmarino. Andiamo a mettere i totanetti. Sì, facciamolo suonare giusto 10 secondi, pochissimo. Vai, vai, parla tu, parla tu, che io devo, ho da fare. Ho da fare, no? Mettiamo il sale e mettiamo due fagioli con, loro, con la loro acqua di cottura ok poi, poi basta Ah, con l'acqua la... di cottura eh, di, di che cosa dei fagioli li abbiamo cotti i fagioli Ah, come, come li abbiamo cotti i fagioli poi, i fagioli li abbiamo messi a bagno per, 20, per 24 ore poi li abbiamo lavati accuratamente e cotti in semplice acqua quindi sono un po' già precotti quelli Sempre là precotti ah. ecco qua ci siamo sì sì andiamo a calare aspetta 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 vai 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 vai. io li faccio così dopo ci rimangiamo con i nostri rubo. cameraman me li rubo sì dai te lo consento questi devono cuocere veramente veramente poco Eh, ok guarda già sono cotti ti serve cosa ti serve un piatto un bel piatto un bel piatto quello che trovo qui sotto eh vado a... Ecco, guarda, l'ho trovato. Diamo un po' il tagliere spot, ma ragazzi abbiamo cucinato. Abbiamo cucinato. Comunque questa cosa mi, mi rilassa. Bello. Vedi, riesci a capire qual è... Adesso qual è il totano e qual è il fagiolo? Sì, <ride> perfettamente. <ride> che devo riuscire a capire, Domenico. Vedi, è difficilissimo. Diamo un filo d'olio. Vai, ah, è vero, comunque, hai ragione. È una bella idea, dai, dai, andiamo ad impiattare. Un piatto. piatto velocissimo. Se considerate che eh, cioè, mi abbiamo messo pochissimo anche a fare l'impasto degli gnocchi, eh, chiaramente vi rendete conto che in 20 minuti riusciamo a fare un piatto e che piatto. Dai, Domenico, impiattiamo. Ok, poi spegniamo il tutto. Vai, vai. Mm, che buon odore. Il pesce è sempre quello di. del tarallaro, del tarallaro. Salvatore, il eh. mio amico il Salvatore. Salerno. Allora, io continuo a fare i gnocchi. Andiamo, andiamo, che siamo in chiusura. Do. No? Ecco qua. Come lo chiudiamo? Filo d'olio, sempre. Eccoci qua E allora i nostri gnocchetti con i fagioli dell'occhio Ma vi aspetto per la seconda parte con dei cioccolatini da rifare E quindi lascerò il banco al pasticcere Al pasticcere E allora ci vediamo dolce. dopo Rimanete con noi